Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Speciale gara nazionale alla bocciofila Villa Potenza. Speciale gare regionali alla bocciofila Porto Potenza Picena. Purtroppo rinviati alle prossime rubriche i servizi sulla quinta giornata dell'amicizia e sulla festa del comitato di Pesaro Urbino. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Dopo tanti anni di organizzazione di gare regionali, quest'anno la bocciofila Villa Potenza, comitato di Macerata, ha organizzato la sua prima gara nazionale riservata alla categoria A, il sesto trofeo PCG. Una gara che ha riscosso un grande successo con la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, tanti campioni e un bel pubblico a seguire il girone di finale che vi presentiamo subito con la collaborazione dell'assistente di gara Luigi Emiliani. Il direttore della gara invece è stato Doriano Pigalarga. Questi gli otto del girone di finale, ma non va dimenticato che molti campioni tra i 200 giocatori partecipanti si sono persi per strada. Ma ascoltiamo subito il presidente della bocciofila Villa Potenza, Luciano Pigliapoco, che è anche il titolare della ditta PCG. Tutti a dire che dopo tanti anni di gare regionali si vede una gara nazionale della Potenza. L'idea di chi è stata? Sì, ho pensato sinceramente di fare una gara più alti livelli e finalmente ci sono riuscito. E sono contento che hanno partecipato tanti giocatori, tanti campioni. E va bene, è andato tutto bene, tutti contenti, un buon afflusso di spettatori. È andato tutto bene. Sei soddisfatto? Sì, sono soddisfattissimo, ringrazio a tutti gli sponsor e tutti i membri del comitato provinciale che ci hanno dato una mano e siamo soddisfatti. Ringrazio tutti. E ora ascoltiamo il presidente del comitato regionale della Federboce Marche, Andrea Evangelisti. Oggi non si poteva mancare qui alla bocciofila Villa Potenza, che dopo tanti anni credo che non abbia mai organizzato prima una gara nazionale. Oggi l'abbiamo vista e con un fior fior di giocatori. Beh, credo che sia stata una bella iniziativa da parte della bocciofila Elvia Recina Villa Potenza il fatto di proporsi nell'organizzare una gara nazionale riservata alla categoria A. Tra l'altro siamo ad inizio stagione, la nuova stagione 2017, quindi diciamo che oltre
a gratificare il loro impegno ulteriore per una manifestazione di carattere nazionale. Credo che ci sia stato anche un riconoscimento del movimento locale, tanto è vero che abbiamo avuto tanti nomi noti delle bocce italiane e non solo, per cui ecco, un inizio con questa prima gara nazionale della regione, tra l'altro in questa stagione, nel miglior modo possibile, e sicuramente ecco, darà il seguito a tante altre manifestazioni sia maschili che femminili che giovanili che sappiamo già essere in calendario nella nostra regione e che sicuramente riscuoteranno, sono sicuro come sempre, un bel successo. Comunque grazie davvero a questa società, al presidente Pigliapoco e ai suoi collaboratori, e mi auguro ecco, che anche in questo caso sia la prima edizione di una lunga serie o perlomeno di una serie. Concludiamo questa serie di interviste con l'assessore allo sport del comune di Macerata, Alferio Canesin. Il presidente del comitato provinciale di Macerata, Angelo Scocco, lo ascolteremo al momento della cerimonia delle premiazioni. Che dire di questa manifestazione della Bocciofila Villa Potenza? Beh, è iniziata la stagione agonistica, è iniziata la grande Villa Potenza che ha portato un campionato nazionale di Serie A, poi la prossima settimana ci sarà di B e di C, quindi un'attività importante da parte della Bocciofila che si protrarrà tutto quanto l'anno, e quindi faccio i complimenti alla società e a tutti i dirigenti, al presidente, gli sponsor e tutti quelli che collaborano per portare avanti questa bella Bocciofila. State assistendo alle partite dei quarti di finale. Avete visto la netta superiorità di Giuliano Di Nicola su Lodovico Ascani, mentre più equilibrata la partita fra i due giovani Luca Capponi e Gabriele Marinelli. C'è poi la partita che vede di fronte Rodolfo Rosi e Davide Torresi e quella con Silvano Girolimini e Sebastiano Barbieri. Ancora pochi minuti e ci saranno le due semifinali. E ora ci sono le due semifinali che vedono di fronte Sebastiano Barbieri, Boville Erica Frosinone, Gabriele Marinelli Ancona 2000 e Giuliano Di Nicola, Boville Roma, Rodolfo Rosi, Sant'Erminio Perugia. Tre giocatori di fuori regione, un solo marchigiano in campo. Certo è che Gabriele Marinelli ha un bel avversario da battere per andare in finale. Ce la farà? Sebastiano Barbieri ha preso il punto, Gabriele Marinelli ha colpito. Ancora Sebastiano Barbieri, ultima boccia. Punto preso. Marinelli, bocciata un po' più difficile, ma colpisce molto bene. Il primo punto è per lui. Barbieri, bocciata valida, pallino a fondo campo. Gabriele all'accosto, non prende il punto. Barbieri, c'è spazio, ma sbaglia il primo accosto e sbaglia anche il secondo, è l'1-1. Rodolfo Rosi alla bocciata, colpisce. Di Nicola.
Punto preso. Rosy. Se ne va anche il pallino. Però fondo campo, il punto è suo. Giuliano Di Nicola. Ottimo accosto, ma il punto non è preso. Va alla bocciata. Giuliano sbaglia. Un punto a terra. Rosy stava conducendo per 1-0, ora è 2-0. E di là Barbieri ha conquistato un punto e si è portato sul 2-1. C'è ora una tornata favorevole a Barbieri, un punto a terra a fondo campo e inserisce il secondo punto, 4-1. E intanto Di Nicola ha pareggiato 2-2. Rodolfo Rosy alla bocciata. Sbaglia, ci riprova. Secondo errore. E per Di Nicola sono 3 punti, 5-2. Gabriele Marinelli, ultima boccia, fondo campo, 2 punti per lui, 4-3. Gabriele Marinelli al tiro, sul punto, colpisce Barbieri, colpisce anche lui. Ora Gabriele va a tirare il pallino, lo sbaglia e lascia 3 punti all'avversario, 7-3. E Rodolfo Rosy ha conquistato un punto, 3-5. Sebastiano Barbieri alla bocciata, siamo a fondo campo. Ah, errore. Ora viene l'accosto, Barbieri. E Gabriele Marinelli inserisce il secondo punto. Ultima boccia per Gabriele Marinelli ed è il terzo punto, a corsa alle distanze, 6-7. Giuliano Di Nicola la bocciata, bel centro, è rimasto il punto per lui e inserisce il secondo, 7-3. Ultima boccia per Barbieri, ha tirato il pallino ma non è stato troppo fortunato, il pallino è andato dalla parte della boccia di Marinelli, che ora inserisce il secondo punto, c'è spazio anche per il terzo e passa a condurre 9-7. Rodolfo Rosy alla bocciata, bel centro. Di Nicola, ottimo accosto, punto preso. Rosy, ancora un bel centro per Rodolfo Rosy, ultima boccia. Sì, 2 punti, 5-7. Bocciata rallentata sotto sponda di Sebastiano Barbieri, non colpisce. Ci riprova ora Barbieri. Non colpisce nemmeno questa volta. Gabriele, ultima boccia. Non inserisce il secondo punto, 10-7. Rodolfo Rosy, ultima boccia, il punto a terra e inserisce il secondo punto, 7-5. Barbieri, ultima boccia, non inserisce il secondo punto, 8-10. Barbieri in difficoltà, con l'ultima boccia va al tiro sul pallino, lo colpisce, ma non è troppo fortunato. Il punto a terra per Gabriele Marinelli, è l'undicesimo. E questo è il 12° punto, vince Gabriele Marinelli in finale, vedremo contro chi. E però un grandissimo applauso, già se lo merita. E Rodolfo Rosy ha conquistato 2 punti e si è portato al comando, 9-7. E subito dopo l'errore di Rosy e di Nicola a sorpassare, 3 punti, 10-9. Rodolfo Rosy all'accosto con l'ultima boccia. E si annulla sulla gomma di fondo e ormai non ci sono più speranze. Nicola ha 2 bocce, ma crediamo che ne sia sufficiente una per chiudere la partita. Ed è così, vince e va in finale Giuliano Di Nicola. Pronostico, chi vincerà? È una cosa un po' difficile, però io penso che vince Di Nicola.
Io pure il De Nicola, penso. Ma vince Marinelli, no? Ma va. Marinelli, Don Marinelli non può De Nicola. Allora, un pronostico, chi vincerà fra Marinelli e De Nicola? Spero Marinelli. Non lo so, però penso che è scontato, adesso no. Sarei contento il più giovane perché... Però, di Nicola. E dopo la gara ci sarà anche una cenetta e al cuoco facciamo un'altra domanda. Si mangia bene qua? Come no? Sei il cuoco. Esatto. Ed eccoci qua con il giovane Gabriele Marinelli, ancora 2000, una new entry per la categoria A e lo scafato campione Giuliano Di Nicola, Bovilla Roma. Gabriele all'accosto. Prende il punto. La bocciata di Nicola. Errore, il primo punto per Marinelli. C'è l'ottimo accosto di Gabriele Marinelli e ora Giuliano Di Nicola va alla bocciata, colpisce, si sposta anche il pallino ed è un altro punto per Gabriele Marinelli, 2-0. Qualcuno, pochi, aveva pronosticato Marinelli, vuoi vedere che? Ma stiamo a vedere, Gabriele alla bocciata, colpisce e prende il punto. E con l'ultima boccia inserisce il secondo punto. Siamo sul 4-0. Bisogna sorridere. Ora però c'è stata una tornata disastrosa per Gabriele Marinelli. Ultima boccia, va al tiro sul pallino, sbaglia. E Di Nicola si accontenta di 3 punti, 3-4. Ancora un disastro per Gabriele Marinelli, punto a terra. Per Di Nicola, naturalmente, sono 2 punti per lui e c'è il sorpasso 5-4. Giuliano Di Nicola, ultima boccia all'accosto. E prende il punto. Gabriele alla bocciata e sbaglia. Non ha colpito la boccia giusta, errore e ancora un errore. 6-4. Con Giuliano Di Nicola non si può sbagliare così se si vuol vincere. Ed ecco Di Nicola, ottimo il suo accosto, sbaglia ancora Marinelli. Di Nicola va a tirare la boccia del secondo punto e fa rientrare la sua per il terzo punto. E siamo sul 9-4. Gabriele Marinelli alla bocciata. Errore, errore. Ora viene all'accosto. E non prende il punto, va alla bocciata sulla boccia del punto, colpisce questa volta molto bene, tira sul pallino Di Nicola, poteva chiudere la partita se il pallino veniva sulla parte destra, ora ci prova a tirare la boccia del punto, ma non la colpisce dalla parte giusta e il punto è per Gabriele Marinelli, 5-9. Gabriele Marinelli alla bocciata, colpisce l'accosto di Giuliano Di Nicola, ottimo. Gabriele, ultima boccia, viene all'accosto, ma è lunghissima la sua boccia e si annulla. 2 punti per Giuliano Di Nicola che si porta sull'11-5. Gabriele Marinelli all'accosto. Punto preso, Di Nicola, bocciata, ce n'è anche il pallino, c'è un gruppetto di bocce là e il punto è di Gabriele Marinelli. Di Nicola, ultima boccia, Gabriele Marinelli non vuole rischiare la bocciata, ora prova a inserire il secondo punto, non ci riesce né con la prima né con la seconda, 6-11. Siamo a fondo campo. Di Nicola ha preso il punto. La bocciata di Marinelli, l'errore. Ci riprova, secondo errore. Si riposiziona il pallino, così dice Di Nicola. Ora ultima boccia per Gabriele Marinelli. Ultima boccia all'accosto. E prende il punto, però
chiaramente a Giuliano Di Nicola basta toccare appena la sua boccia corta. Ed ecco, è così il 12° punto e la vittoria per Giuliano Di Nicola, Boville Roma. Giuliano, allora le previsioni che avevo fatto prima erano quasi tutte per te, l'hai rispettato? Per fortuna sì, è andato tutto bene, abbiamo fatto belle partite, anche la semifinale con Rodolfo, questa con Gabriele, lui è sceso un pochino in bocciata in questa partita, era partito molto forte, poi è sceso un pochino, io ne ho approfittato. È una dedica? Alla famiglia, la bimba a casa, la moglie che aspetta, no? E ai genitori e tutti. La cerimonia delle premiazioni e le parole del presidente del comitato provinciale della Federboccia di Macerata, Angelo Scocco. La voce di Potenza ha cambiato regime? Beh, diciamo, il presidente è sempre lo stesso, voglio dire, però quest'anno ha voluto fare una cosa diversa, ha organizzato la prima gara nazionale della bocciofila e anche della stagione. L'hai fatta prima? No, che mi risulta, forse quando era prima sì, ma da quando ci sono io è la prima volta che fa una gara nazionale. Una bella gara, quindi. Sì, una bella gara, e poi c'è stata una bellissima partecipazione un po' di tutti gli atleti, perché essendo l'unica gara nazionale riservata alla categoria A, e così valida anche per il punteggio, per la classifica finale, certi atleti che mirano a questa classifica sono venuti qua. E il risultato è quello che abbiamo avuto, è un vincitore degno di questa manifestazione che è Di Nicola, e un giovane emergente che è la sua prima gara nazionale, diciamo, con la categoria A, e credo che sia anche Marinelli. Alferio Canesin, Giuliano Di Nicola. Che sono troppo forte io. Solo 5 secondi di pubblicità, poi le gare regionali alla bocciofila Porto Potenza Picena. Restate con noi. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. La bocciofila Porto Potenza Picena ha organizzato il secondo Memorial Giuseppe Pantanetti, gara regionale a gironi serali per le categorie AB miste e categoria C a coppie. Ancora una bella e partecipata manifestazione per questa società che il giorno prima, il venerdì, aveva ospitato anche la quinta giornata dell'amicizia per diversamente abili, con una partecipazione da record. Ecco, visto che il neo presidente della bocciofila, dottor Mario Ferraresi, già presidente del gruppo Santo Stefano, non è potuto essere presente il sabato alle finali della gara regionale, lo ascoltiamo nell'intervista del venerdì. Ferraresi, abbiamo saputo che lei ha un nuovo incarico. Ah sì, siccome ho appena lasciato la carica di presidente dell'istituto, però in compenso mi sono dato le cose serie. No, ci siamo, è un completamento dell'attività, lei sa che l'ho sempre seguita l'attività sportiva dei nostri ragazzi anche nel settore delle bocce, e siccome tra l'altro in questa sede c'è la sede della Fondazione Santo Stefano Divina Provvidenza, che ha incluso le due fondazioni che avevamo di famiglia, e allora sono di casa ormai qua, e quindi do una mano anche per quanto è possibile anche al discorso della bocciofila, che per la verità sta andando molto bene per conto suo, quindi c'è una serie di persone impegnate come volontari che fa tutto e fa bene le cose, quindi è solo un piacere venire qua, non è un onere. I due vicepresidenti della bocciofila sono sempre loro, Giuseppe Micucci, detto Peppe De Pia, beh certo, che è ancora impegnato nella gara e poi vedremo cosa succederà, e Nando Belluccini, che ascoltiamo subito. Una bella gara, una grande soddisfazione credo per voi che avete organizzato. Sì, siamo soddisfatti perché abbiamo raggiunto un numero di formazioni superiore alle altre edizioni, quindi significa che il nostro lavorare funziona e ci premia con la partecipazione numerosa dei giocatori. Oltre 60 società, 288 formazioni, più che soddisfatti. Il ricordo poi di Pantanetti. Il ricordo di un socio che rimarrà sempre nella memoria di questa società,
perché ha dato tanto, è stato un campione di voce e poi è uno che, diciamo, ha contribuito a far nascere questa società. Con il suo impegno, con la sua bravura di persona, tutto quanto, quindi la società non può fare a meno di ricordarlo. Ringraziamenti di rito naturalmente a tutti voi che avete collaborato e agli sponsor. Sì, il ringraziamento va innanzitutto a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa gara, poi soprattutto al nuovo direttivo che si è insediato. E qui alla bocciofila di Porto Potenza Piceno siamo ancora lontani dalle semifinali. E allora a voi un po' di gioco e un po' di musica. Ed ecco i semifinalisti di categoria C in campo con Giuseppe Micucci e Ezio Mancinelli, Porto Potenza Picena contro Daniele Peloni, Paolo Cittadini, Montefanese e poi Alberto Pitichiani, Sestiglio Conigli, Borgo Catena contro Mauro Minucci, Giancarlo Smerilli, Bocciofila San Michele. E in campo anche la categoria B mista con Luca Capponi, Paolo Campanari, San Buchetto contro Sauro Petrelli, Simone Renzi, Montesanto e Giuseppe Marzetti, Ivano Vitali, Fontespina contro Marco Pirro, Quinto Calvani, Monteurano. Thank you.
La prima coppia che se ne va è quella di Borgo Catena, Alberto Pitichiani e Cestiglio Conigli, sconfitti da Mauro Minucci e Giancarlo Smerilli. San Michele, 12-6 il punteggio. Nella categoria A, Sauro Petrelli e Simone Renzi si sono portati sull'8-6 contro Luca Capponi e Paolo Campanari. Sempre nell'A, Marco Piro e Quinto Calvani conducono nettamente su Giuseppe Marzetti e Ivano Vitali. E Giuseppe Micucci è sempre Giuseppe Micucci. 10-5 per lui ed Ezio Mancinelli. Mentre nella A, Luca Capponi e Paolo Campanari conquistano 4 punti e si portano sul 10-8. E la famiglia Pantanetti è in attesa della cerimonia delle premiazioni. E mentre Giuseppe Micucci continua a fare il suo mestiere, una semifinale di categoria A si chiude con la vittoria di Marco Pirro e Quinto Calvani su Giuseppe Marzetti e Ivano Vitali. E quasi in contemporanea, Luca Capponi e Paolo Campanari superano Sauro Petrelli e Simone Renzi. E resta da chiudersi una delle partite più attese, quella di categoria C, con in campo i giocatori di casa. Micucci non prende il punto, 7-10. E mentre Cecchi prepara i campi per le finali, Giuseppe Micucci va all'accosto, difficilissimo, a fondo campo e prende il punto. Applausi. Vediamo ora cosa succede con questa bocciata. Errore, errore. Il punto rimane di Micucci, ma si riposiziona. Ultima boccia per la Montefanese, cortissima. Vediamo ora cosa fa Giuseppe Micucci. Non può naturalmente rischiare molto, quindi è soltanto un punto, 11-7. E mentre c'è una riunione plenaria con la bocciofila San Buchetto, vediamo cosa succede. Due bocce ancora in mano alla bocciofila Montefanese, l'errore nella bocciata, ma ora c'è chi si prende ed è un punto, 8-11. Ma subito dopo vediamo i giocatori di casa della bocciofila Porto Potenza, Giuseppe Micucci ed Ezio Mancinelli, approdano alla finalissima, un grande grande successo, già questo, poi si vedrà. E ora qualche secondo di silenzio per ricordare Giuseppe Pantanetti. Le premiazioni dei terzi classificati, ma qualcuna l'abbiamo persa. E siamo così arrivati alle due finalissime. Nella categoria A, Luca Capponi, Paolo Campanari, San Buchetto contro Marco Pirro e Quinto Calvani, Monte Urano. Nella categoria C, Giuseppe Micucci, Ezio Mancinelli, Porto Potenza Picena contro Mauro Minucci, Giancarlo Smerilli, San Michele. E il 5-1 è per i giocatori di casa. Giuseppe Micucci all'accosto. Un po' lungo, ma è buono. Intanto vediamo la bocciata di Paolo Campanari a fondo campo. E San Michele sbaglia. Campanari all'accosto. Punto preso. Ancora errore per la coppia di San Michele. Non riescono a prendere il punto, mentre vediamo due punti di conquista Monte Urano, Marco Pirro e Quinto Calvani. Niente da fare per la San Michele,
mentre Micucci inserisce il secondo punto. Però non ce la fa Ezio Mancinelli a inserire il terzo. E comunque è un 7-1. Luca Capponi all'accosto. Ottimo il suo accosto. Ora vediamo questa bocciata. Valida naturalmente, ma non prende il punto. Ultima boccia per Monteurano. Marco Pirro e quinto Calvani e Luca Capponi conquista un punto, 4-2. E la coppia della San Michele nella finale di C, Minucci e Smerilli, è andata in tilt. Ora vediamo l'accosto di Mancinelli, è lunghissima la sua boccia, però ora va al tiro sul pallino e lo colpisce, lui è il bocciatore. E sono tre punti per i giocatori di casa, 10-1 il parziale, vicinissimi alla vittoria. Dopo l'ottimo accosto di San Buchetto, Monteurano colpisce, ma ora Campanari sbaglia l'accosto e per la squadra di Monteurano c'è la possibilità, c'è il sorpasso, 3 punti, 5-4. E la finale di categoria C è agli sgoccioli, ha sbagliato la bocciata San Michele, ora va bene il pallino laggiù perché spazio ce n'è tanto, 11 a terra. Ed Ezio Mancinelli inserisce il 12° punto, abbracci e strette di mano. La bella ed agognata vittoria di Giuseppe Micucci ed Ezio Mancinelli, Porto Potenza Picena, era ora. Voglio dire che vinciamo, è la prima volta, l'anno scorso abbiamo fatto un terzo, un quarto, un quinto. E quest'anno siamo riusciti a vincere. Il compagno sempre lui? Il compagno sì, sempre con lui, anche con Belluccini l'anno scorso. Sono molto soddisfatto perché è la gara di mio zio e allora sono un po' emozionato, ecco. Come avete giocato? Un po' bene, un po' male, capito? Ma però abbastanza più bene che male. Ce l'hanno si vince. I sbagli si fanno, però purtroppo. Ha colpito molto. Quando mi è Marte dritte sì. A chi la dedichi? E a tutta la famiglia Pandanetti, la dedico al presidente anche Paniconi che ha lasciato la presidenza dopo 6 anni e sono molto soddisfatto del suo lavoro e ringrazio molto a tutto lo staff che hanno partecipato, ha lavorato e si sono impegnati molto. E un ringraziamento anche un pochettino speciale anche per Nando Belluccini, il nostro segretario, che ha fatto un lavoro, si è superato quest'anno. E meglio di così non potevo andare. Sempre la società e tutti i compagni e amici che giochiamo sempre insieme. Ok, grazie. E intanto la coppia di San Buchetto conquista un punto e pareggia 5-5. San Buchetto alla bocciata, se ne va anche il pallino a fondo campo e il punto resta di Monteurano. Capponi, ottimo il suo accosto. Monteurano tira la boccia laterale, c'è un errore, ora ci riprova e colpisce bene, ma non è troppo fortunato, se ne va la boccia. Il punto resta per San Buchetto, un punto a terra e arriva anche il secondo, 7-5. Ed è arrivato qualche tifoso da Monteurano. Ultima boccia per San Buchetto. Il punto è preso, ma non è troppo buono e la coppia di Monteurano conquista un punto, 6-7.
Luca Capponi all'accosto. Punto preso. Bocciata valida, ma se ne va anche il pallino e a fondo campo Monteurano non è fortunato. Boccia corta, errore. Accosto, altro errore. Punto a terra per San Buchetto e San Buchetto con questa boccia raddoppia. 9 a 6 il parziale. E questo è un ottimo accosto per San Buchetto a fondo campo. Monteurano non lo riprende. Un punto a terra. E resta un punto. 10 a 6. La partita di finale di categoria AB sembra essere ormai agli sgoccioli. C'è stato questo errore nella bocciata e ora con l'ultima boccia non riprende il punto Monteurano. Luca Capponi può inserire il 12° punto, ma non lo fa. Va a bocciare Paolo Campanari, sbaglia, ultima boccia e sì, 10 e 2, 12, vincono nella categoria AB Luca Capponi e Paolo Campanari, San Buchetto. Da un pezzo non mi intervisti, quindi fai una bella intervista. Bella gara? Sicuramente una bella gara, Porta Potenza, a parte il fascino del bocciodromo, sono stati fatti anche tanti gironi e dalle due che giochiamo, quindi un po' di stanchezza c'è, però secondo me abbiamo giocato molto bene, oggi è stata meritata la gara. Un po' di fortuna, no? Un po' di fortuna, sicuramente durante tutta la giornata, sfortuna e fortuna ci sta. Forse la finale, il tiro decisivo è stato quando lui ha scaricato il pallino con la bocciata di volo, però ce lo prendiamo, perché la prossima volta magari ci andrà peggio. Allora, tu cosa ne pensi di questa gara? Una bella gara, poi compagno nuovo, una soddisfazione. Compagno nuovo, sì, sì. Giovane. Giovane, giovane. Più giovane di te? Abbiamo preso apposta, più giovane. No, una bella soddisfazione. A chi la vuoi dedicare questa vittoria? La dedico alla Bocciofila, a San Buchetto e a mia famiglia a casa. Allora la dedico a Paolo, nuovo compagno, la dedico alla famiglia, a mio nonno, a Alessia e la dedico speciale perché da tanto la volevo fare a Francesco Castura. Hai avuto una bella dedica. Ancora una battuta dal vicepresidente Nando Belluccini. Quindi è di buon augurio, di buon auspicio, anche tenendo conto che questa gara è una formazione di categoria C della nostra società, se l'è aggiudicata. Quindi sarà uno stimolo in più per fare meglio. Va bene così. Sì, sì, siamo soddisfatti. Ora, il meglio e al miglior prezzo.